Stamattina partiamo prima del sole da Pietraporfio e ci dirigiamo verso lo Zanotti per adesso, andando poi a puntare al canale nord dell'Ischia. Vediamo se stavolta sarà la volta buona. Ed eccoci arrivati a Lumerze Gross e qua proveremo finalmente a cambiare assetto, perché ci siamo portati gli sci per praticamente 2 ore e ne abbiamo un po' le balle piene. Davanti a noi il passo di Rostagno e noi saliremo lì nel vallone a destra, puntando alla conoide del canale nord dell'Ischeto, del deposito di Ischeto. Ed eccoci al cospetto del becco alto di Ischeto. Parte bassa, scusate, due rami dove si riescono a metà, guarda su che punta, molto 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 magro quest'anno, direi ci sarà da divertirsi. Bene, andiamo a raggiungere la conoide e poi si cambia assetto. Thank you.
qua, punta al becco alto, Iscator. Dai giganti della Valle Stura. Adesso guarderemo se riusciamo a scendere sul versante ovest per portare un po' di più. Allora, siamo arrivati ai laghi di Rabuon, scendendo dalla parete ovest del becco alto. Aspetta i tuoi amici. E adesso andiamo a risalirci il Tenibras. Lassù. Allora, abbiamo scollinato sul versante francese, da qua abbiamo tolto gli sci perché tanto direi che non ne vale più la pena, e ci incamminiamo con i ramponi lungo la via normale per raggiungere la punta del Tenibras e le sue due croci. Tenibras! Thank you.
Fine dei giochi, da qua togliamo gli sci e ci tocca camminare un paio d'orette fino alla macchina. Quindi ricapitolando, siamo saliti dal canale nord dell'Ischeto, scesi dalla parete ovest, risaliti al Tenibres e poi scesi qua nel vallone dello Zanotti. Più o meno 2100 metri di dislivello, canale gradato a D e il Tenibres BSA.